Shalom, nei precedenti videoclip abbiamo spiegato quali sono i suoni fondamentali dello shofar, Tekiah, Shevarim, Teruah, e come questi suoni vengono organizzati insieme in una successione ben precisa per poter uscire d'obbligo dalla norma rabbinica che dice che bisogna ascoltare questi suoni per 3 volte. Vorrei ritornare su questo argomento invitando chi non ha sentito i precedenti clips di andarseli a sentire in modo che così capisce bene la differenza tra i suoni. Dunque, che cosa dicono i maestri? I maestri dicono che noi dobbiamo sentire per 3 volte Tashrat, cioè Tekiah, Shevarim, Teruah, Tekiah, 3 volte Tashat, Tekiah, Shevarim, Teruah, e 3 volte Tarat, Tekiah, Teruah, Tekiah. Benissimo. Allora, se voi state attenti a questo schema e moltiplicate per 3 ognuno di questi segni, potete vedere che in tutto fanno 30 suonate, 30 suonate. La suonata dello shofar è divisa, è ripartita nel corso della giornata, nella tefillah della mattina. Dopo aver letto Sefer, si procede a una prima serie, che è quella che abbiamo visto, Tashrat 3 volte, Tashat 3 volte, Tarat 3 volte. Dopodiché, ad abundantiam, quando si ripete la Amidah di Musaf, in 3 sezioni differenti si fa una successione di una volta Trashat, Tashat, Tarat, che sono 10 suoni, un'altra volta Tashrat, Tashat, Tarat, che sono altri 10 suoni, e infine Trashat, Tashat, Tarat. Alla fine della tefillah si fa una lunga sonata quando c'è Barekhu. In tutto, io sto parlando del rito romano, di questi suoni ne vengono quindi sentiti 61, 61. Il rito romano, insieme ad alcuni riti yemeniti, è il più semplice dal punto di vista del numero delle suonate che si fanno. In altri riti se ne fanno molte di più. Dopo quelle fatte alla fine della lettura del Sefer, che sono quelle fondamentali per cui si recita la Berakah, mentre si sta leggendo l'Amidah in silenzio, per 3 volte si suona lo shofar. Quando si ripete, si suona nuovamente altre 3 volte, e poi verso la fine un'ultima serie di 10 e poi quella finale. E quindi si arriva a 101, qualcun altro addirittura ne fa molte di più. Quindi girando per sinagoghe troverete usi differenti. C'è da dire, come ho spiegato nella seconda di queste miniserie, che la moltiplicazione di questi suoni dipende dal fatto che, secondo quello che racconta il Talmud, a un certo punto si è persa la tradizione su quale fosse il suono originario, la teruah, per cui una volta è Shevarim teruah, una volta è Shevarim, l'altra volta è teruah. Questo è quello che dice tecnicamente il Talmud, per cui si fa questo ad abbondanza perché abbiamo perso una tradizione. La tradizione mistica, la Kabbalah, invece ci insegna una cosa molto differente. Ci dice che in realtà ognuna di queste successioni ha un significato ben preciso e che quindi non è una perdita di informazione quella che abbiamo che ci costringe a moltiplicare le cose, ma è una ricchezza intrinseca che ci fa smuovere col suono dello shofar le armonie dei monti superiori. Quindi ogni cosa va letta secondo prospettive diverse che non si contraddicono, ma si integrano. Shalom.